Ultima edizione di Stadio News Studio Marco Cullà. Dimenticare immediatamente e concentrarsi solo sulla gara di domenica sera al Barbera contro il Napoli e il derby del Sud, il derby tra due squadre che si trovano in un limbo ma che vogliono perforarlo e intrufolarsi in paradiso. Entrambe stanno attraversando un brutto momento, Palermo e Napoli. I rosanero vengono da due sconfitte consecutive, i partenopei non sanno più vincere e anche quando sono a un passo, improvvisamente tutto sfuma. Questa è la situazione di ambedue le formazioni che non possono permettersi altri risultati domenica, al di fuori della vittoria. Allenamento pomeridiano oggi per il Palermo in vista della gara di domenica contro il Napoli. Sono tre finora gli indisponibili in casa rosanero: Liverani, Carossieri e Micheliz. Ballardini però recupera Balzaretti, che ha scontato la squalifica e tornerà ad agire sulla fascia sinistra. Al centro invece ci sarà la coppia Kier-Bobo, mentre a destra Cassani. A centrocampo girano Guana, Nocerino, Simplicio e Bresciano. In avanti Cavani e Succi. Niccoli è sempre in forte dubbio, il giocatore che continua a svolgere il lavoro differenziato rischia di saltare la gara contro i partenopei. Assente Morganella ieri all'allenamento a causa dell'influenza. Attraverso i microfoni di Radio Gol sulle frequenze di Radio Kiss Kiss, il presidente del Palermo Maurizio Zapparini si sofferma sul prossimo impegno del rosanero nel posticipo contro il Napoli. Domenica sfida UEFA, vedendo la classifica è così, ma il Napoli ha più ambizioni, per noi un campionato di transizione con un allenatore nuovo e uno dei quei pochi giocatori Niccoli che fanno la differenza, ha aggiunto Zapparini. Non firmo per il pareggio, voglio tre punti. Si è conclusa da pochi giorni la sessione invernale del calciomercato, ma il Palermo pensa già alla prossima. La società rossonera infatti ha adocchiato un altro giovane attaccante argentino che con la maglia dell'Anos e della nazionale Under 20 sta da mesi facendo parlare di sé. Edoardo Salvio, 18 anni, attaccante, seguito anche da Barcellona, Bayern e Juventus, è il sogno del presidente Zamparini. Il prezzo del cartellino del calciatore si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Sono Jezzo, Gianello e Manini, giocatori a cui dovrà rinunciare Reia per la gara di domenica sera contro il Palermo. In difesa torna Rinaudo, che farà coppia centrale con Contini. In avanti Dennis e Lavezzi con Hanžek dietro. Oggi per i partenopei, allenamento pomeridiano. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.